Ma inventare di sana pianta che io sarei stato con mia moglie indagato, processato, condannato, quando il mio nome e quello di mia moglie non è mai comparso nemmeno sul registro degli indagati, mai è stato aperto un solo fascicolo da nessuna procura, quando ho fatto politica 20 anni a Roma e nei 5 anni in cui l'ho fatto qui in Abruzzo. E non tutti i presidenti di regione che mi hanno preceduto possono dire altrettanto. Siamo usciti immacolati da 5 anni di amministrazione, gestendo emergenze che avrebbero motivato attenzioni particolari. Con la Premier Meloni ci siamo ovviamente tenuti sempre in contatto. L'ho mandata a dormire presto, dicendo quello che ho detto ieri sera. Tranquilla, stai tranquilla. Naturalmente aveva quel momento di ansia che tutti abbiamo quando aspettiamo l'exit poll, però è andata a letto molto soddisfatta, molto contenta e anche molto fiera del lavoro che abbiamo fatto e continuerà ad esserci vicino come lo è sempre stata, e la ringrazio per l'attenzione e per la dedizione con cui si sta dedicando al Paese e all'Abruzzo. Io ero molto consapevole del fatto che l'Abruzzo, Sardegna o non Sardegna, sarebbe comunque diventato un test nazionale, perché è una regione su cui la classe dirigente che oggi governa il paese ci ha investito molto, a cominciare appunto dalla presenza di Giorgia Meloni eletta nel collegio di L'Aquila Teramo al capo del governo, che poi, per fare una battuta, il campo lungo abbia battuto il campo largo, questo... No, ma intanto non è che Schlein sia comparsa improvvisamente dopo la Sardegna, cioè forse sfugge che Schlein e Conte hanno passato intere settimane in Abruzzo, venuti Calenda, Renzi, tutto il mondo, e in particolare Schlein e Conte sono stati portati a spasso, a zonzo, paese per paese, città per città, raccontando la loro versione dei fatti, perché i cittadini sapevano quello che accadeva. Poi la Schlein si fida della sua classe dirigente, delle cose che le hanno raccontato, e le hanno messo in bocca delle cose anche stupide, come la polemica sulla mia romanità, che a me stupisce che una persona di doppia o tripla nazionalità come Schlein faccia fatica a comprendere la mia condizione, no, di abruzzese e romano allo stesso tempo. Dopodiché questi leader nazionali, invece di portare magari un contributo politico, una discussione sui temi, si sono fatti mettere in bocca delle barzellette come quella dei Tre Mari, se mi permette, che finché raccontano i ragazzini su Facebook, commentando e sfottendo sotto i miei post questa barzelletta, cioè sentirlo dire da Calenda, da Bonelli, da leader politici nazionali, una grossolanità del genere, che poi finisce su alcuni quotidiani, su alcune testate, Travaglio stesso, guarda, ma insomma, ma si può fare una campagna elettorale pensando che una per, ma non il presidente della regione, uno qualunque in Italia possa pensare che il Mar Ionio bagni l'Abruzzo? Eppure è stato ripetuto all'infinito, una campagna elettorale di un livello così agghiacciante che non poteva che essere rispedita al mittente.